Buongiorno, ciao, accomodati. La signora è qua. L'infermiere di famiglia entra finalmente nelle case dei pazienti cronici. La nuova figura professionale, formalmente istituita dal nuovo patto per la salute approvato lo scorso dicembre, affiancherà il medico di famiglia nella presa in carico della persona, rafforzando la rete territoriale. Tra le prime realtà ad introdurre questo nuovo modello di assistenza, l'ASL Roma 4, che nelle città costiere di Civitavecchia e Ladispoli ha prima formato e poi inserito l'infermiere di famiglia nel percorso assistenziale. È un nuovo servizio che diversamente da quello che è l'assistenza domiciliare classica, ha un ruolo di integrazione anche nel nucleo familiare, parte dall'UCP, quindi dall'unità di cure primarie del medico di medicina generale, e quindi attraverso la sua richiesta ci può essere naturalmente questo intervento. L'assistenza fornita ai cittadini è principalmente di tipo educativo. L'infermiere di famiglia lavora principalmente sulla prevenzione di primo e secondo livello e sulla motivazione al cambiamento, riducendo al massimo i comportamenti che mettono a rischio o aggravano lo stato di salute. Solitamente i pazienti trattati sono poco complicati, scarsamente attenti al proprio stato di salute o pazienti appena diagnosticati che hanno bisogno di implementare le conoscenze e le competenze specifiche per gestire la propria patologia. Al momento, gli ambiti di intervento dell'infermiere di famiglia sono diabete, ipertensione, scompenso cardiaco e BPCO. Noi abbiamo in Italia demograficamente un aumento di persone che hanno più patologie. Addirittura si parla di persone over 75-80 anni con 6-8 patologie simultanee. Quindi scattano dei bisogni sanitari, propriamente medici, dei bisogni infermieristici, ma dei bisogni in cui ci vuole un case manager bravo anche per quanto riguarda la parte socio-sanitaria. Quindi l'infermiere di famiglia diventa il raccordo tra quello che è il bisogno medico, il bisogno infermieristico e il bisogno socio-sanitario. Nella pratica, in cosa consiste questo servizio? L'attività che svolge l'infermiere di famiglia è un'attività che riferisce essenzialmente alla prevenzione primaria. L'infermiere di famiglia generalmente assiste a domicilio i pazienti e lavora nel contesto di vita abituale dei cittadini di cui si occupa. Nel caso di ricoveri si reca anche in ospedale prima delle dimissioni per pianificare insieme alla famiglia l'accoglimento a casa della persona assistita. I pazienti hanno delle caratteristiche che il medico di medicina generale indica e l'infermiere di famiglia, di comunità, segue il medico di medicina generale per quanto riguarda tutta l'attività educativa, non solo per il paziente, ma anche per il caregiver e i familiari del paziente. Questa è la forza dell'intervento. Vengono descritte nelle attività dell'infermiere tanti altri elementi assistenziali. La valutazione dei parametri vitali è una di queste, ma anche test di spirometria piuttosto che di elettrocardiogramma, che poi chiaramente saranno discussi con il medico di medicina generale di riferimento. Io credo che questo diventerà un'esigenza nazionale e anche regionale, strutturare attraverso proprio una formazione specifica degli infermieri che non saranno gli infermieri che prima hanno fatto 20 anni in ospedale e poi si recheranno, diciamo, per altri motivi nel territorio, ma che direttamente avranno un approccio al territorio. Questo perché va enfatizzato il concetto che siamo troppo ospedalocentrici, ma oggi è il momento di cambiare in una sanità che ha anche una sua sfera territoriale. Quindi la competenza territoriale non è di serie B rispetto alla competenza dell'ospedaliero.